Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento giornaliero su Farming 22. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, sostenitori, ma in particolar modo tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono in replica. Hi everyone, welcome to our daily appointment with Farming Simulator 22. I want to first say thank you so much to my moderators, friends and supporters of the channel. A special thanks I want to say it to friends who follow the channel while I am offline or while I am in rerun. And I want to say thank you so much everyone who follow my social media channels. Thank you so much. E naturalmente ringrazio tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. Allora ragazzi, oggi andremo ad apportare una piccola grande modifica alla farm perché andremo a sostituire questi grandi depositi di pallet con quelli più piccoli. La motivazione che mi ha spinto a fare questo è il fatto che immetto i pallet ma poi me li ritrovo rispawnare all'esterno, quindi andrò a sostituire questi depositi piccoli grandi con alcuni più piccolini che avete visto sicuramente in uno dei contributi di Nick, e ovviamente troverete anche il canale Nick, lo troverete nella descrizione del video. Allora, qui ne abbiamo diversi, quindi noi dobbiamo prendere quella per il pane, quella per la farina e quella per il miele. Ok, ma per il momento noi andiamo a prendere soltanto quella del pane e del miele, quindi questo e poi quello là, zucchero, anche lo zucchero, sì. Allora, iniziamo subito a demolire. Le strutture sono ottime, ma per l'uso che ne devo fare io, ecco, non sono proprio l'ideale, ecco qua. Ecco qua. Allora, adesso andiamo a preparare i piccoli depositi. Oh, eccoci qua. Avremo anche più spazio sicuramente, ma allo stesso tempo andremo a... Ecco, ora mi sono ricordato, andremo anche a tentare di mettere il forno quello industriale. S. Gaspari 2004 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille Gaspari, buongiorno e ben ritornato in live. Grazie per l'hosting. Stamattina è arrivato Peppino in farm e come ben sappiamo Peppino molto spesso stravolge gli equilibri della farm, della fattoria. Io. E quindi oggi andiamo a modificare un pochettino la situation qua. Allora, mettiamo subito il panificio industriale. Olas, amigos, Gasparos, come stai? Os? How are you, Gasparri? Ah, è anche più piccolino questo, eh? Allora, questo io lo metterei a posto del panificio, perché il panificio stava qua, più o meno qua. Allora, facciamo così. Togliamo la modifica del terreno. Ecco qua, più o meno stava così. Ecco qua. Credevo peggio.
Tutto bene, parlez-vous français, monsieur? Do you speak English, my friend? How are you doing? Come stai, voglio t'apposto. Allora, quindi i depositi, arrivati a sto punto li metterei in quest'area qua. Quindi dobbiamo prendere, innanzitutto, sono tre i depositi, farina, poi per il momento farina, miele e pane. Ok, quindi farina, miele e pane. Andiamo a spendere un po' di soldini oggi, speriamo di non spendere troppo. Quindi silos, tutte queste ponte ovviamente che sto mettendo adesso le troverete e le trovate nel mod hub ufficiale. Poi vi dirò io quali sono le mod che non sono presenti nel mod hub ufficiale, quindi voi se volete le andate a scarication. Allora, questo è l'area di carico. Allora, questo io farei così. Sì, perché messe così mi sembra un pochettino. Ecco qua, filo. Allora, abbiamo messo il miele. Morino, buongiorno a te. Ciao Morino. Vediamo se funziona il bot. I piani gaming, ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. Cir 5, buongiorno zio Dab. Buongiorno, grazie mille per il sostegno. Ui, il bot mi sta facendo una trotta gli scherzi. Ui, Dennis, buongiorno a te. Allora, facciamo lo shootout a Gaspari. Eccoci qua. Buongiorno a voi ragazzuoli. Poi lo facciamo al Morenoschi. Oh, grande! Ha risposto con ritardo, ma ha risposto. Allora, credo di aver capito la situation. Dennis. Ok, allora sono, assicuriamoci, Gaspari, Moreno e Dennis, ma manca i piani, scusate. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. E allora adesso metto anche il link del, faccio anche lo shootout a Nick, naturalmente voi tutti quanti lo conoscete, ma chi non lo conoscesse vi invito assolutamente a passare nel suo canale ad iscrivervi, mi raccomando, perché è un altro bravissimo streamer. E quindi vi dicevo che queste mod le già utilizzate il grande Nick in una delle sue serie, anzi forse in due serie le ha utilizzate. E quindi, caro Moreno, oggi mettiamo un po' di ordine qua nella farm. Per chi non lo conoscesse è improbabile, ma nel dubbio noi facciamo vedere, insomma, chi è il mitico Nickes. Sì, al momento solo PC. Ci sono da scaricare un po' di mod dal mod hub. Allora, vediamo un po'. Allora, questo no, l'abbiamo detto. Pane, farina. Allora, farina e pane metterei proprio qua, le metterei. Dov'è? Ecco qua. Allora, questo si metterei proprio qua.
Allora, facciamo così. Tanto questi possono contenere fino a 100.000 litri, se non ricordo male, quindi domenica mattina, Viani, vado in multiplayer in crossplay. E durante la settimana ho notato all'inizio che non, diciamo così, non andava molto bene il format in crossplay, e quindi è per questo che l'ho un po' accantonato. Allora, questo è il panificio. Ma mi stavo già scordando quello che devo fare. Un deposito qua vicino. Pane, ragazzi. Le pomme. Lupin, Lupin, paparapam, ecco qua. Oh, ragazzi, costa anche relativamente poco, 10.000 euro. Mamma mia, cioè, ragazzi, quelle strutture le ho pagate, mi pare 30.000 l'una, più o meno. E questa qua invece, ecco qua. Dice che più di questo non va. Ui, salvozzo carissimo. Azienda agricola, un nome e una garanzia. E salutiamo anche Mr. Tovi, che è appena entrato, non so se l'ho salutato. Gli facciamo lo shoutout a Mr. Tovi, non so se l'ho fatto, ma sono uno smemorato. Oh, ragazzi, stamattina è arrivato Peppino in farm. E quando arriva Peppino, ragazzi, ci sono sempre dei piccoli accorgimenti da prendere, ma naturalmente fammi salvare la partita, perché altrimenti questa cosa qui la perdo. Oh, eccoci qua. Allora, mo mi devo un attimino risistemare sta stradina qua. Questa quasi quasi la smussere un pochettino. E naturalmente salutiamo tutti i moderatori di tutti i canali, che sono anche, fra l'altro, sono la prima, l'interfaccia, se così si può definire, fra lo streamer e il pubblico. E io saluto naturalmente i moderatori del mio canale, ma naturalmente saluto quelli di tutti, esatto, grazie Mr. Tom. E quindi dedichiamo un applauso, seppur virtuale, a queste persone che, insomma, ci danno una mano a gestire un po' le situazioni un po' così. Allora, qua mo devo spostare il carrellino, perché devo mettere il sistema qua dietro, quindi andiamo a spostare pure sta situazione. Ah, qua c'ho pure i palletti di fragole da spostare. Vai Peppi, vai. Meno oggi ti tocca fare quello che non ha fatto Peppiniello. Ha detto dove vai, vai. Everons. Everons. Ecco qua, spostiamo. Avrei l'intenzione di metterlo lì di fianco, se riesco nella situazione, perché vorrei cercare di non ingombrare troppo quest'area qua, e vorrei cercare di incastrare le cose. Oh, ragazzi, ma le vostre farm stanno così incasinate, o sono soltanto io che ho la farm un po' così, troppo poco organizzate? Io vedo le vostre farm, sono tutte belle precise. Vado a vedere la mia e vedo che è tutta vediamo un po'. Al limite proprio dell'accettabile. Vediamo un po' come possiamo posizionarlo, poi eventualmente apportiamo le modifiche. Quindi andiamo in silos. Era silos? E me che in silos. Ah, ecco qua, silos. Allora, abbiamo detto farina, farina di grano. Ah, ya, wunderbar. Allora, questo. Troppo sotto. Questo come sta messo? Vediamo un po' che macello mi combina. Ah, questo dice troppo vicino all'altro.
si sovrappone ad un altro. Allora mi devo spostare, ragazzi, perché questi sti trigger sono sensibili. Ma già vedo che c'è un bel po' di cose da fare là, eh. Sì, c'è il mitico Morinos in chat. Morino, se ci sei, batti un colpo. Ma anche tre. Allora, vediamo un po' che macello ci combina. Che si dice che si sovrappone. Allora, se questo lo ruoto, però, a volte si sovrappone un altro oggetto. Va a finire. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarozza. Io sono carina. Con pigiama rosa vado là. Ma no, ma no. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarozza. Ma sono carina. Ti mando dentro a bozza. Oh. Abbiamo messo un po' incastrato qua dietro, ragazzi, ma lo spazio è poco. Pure i soldini, e quindi dobbiamo un attimino sistemare la situation. Allora, qua utilizziamo questo metodo qua nel verso diagonale. Se lo fate dritto, ovviamente vi fa un burrone. Ecco qua. Già va meglio. Ok, allora questo è andato. La farina naturalmente verrà prodotta più in là, quindi il miele l'abbiamo preso. Mi manca quello per lo zucchero, ma per il momento nine. Allora, adesso iniziamo a carication qua. Farina, allora, deposito farina. Io direi però la farina, visto che ci troviamo, la mettiamo già nel forno industriale. Scarication, ecco qua. Moreno, com'è la tua connessione? Si è stabilizzata oppure è sempre molto bailarinas? E stamattina infatti attivare caricamento B. Ecco qua. Oh, sto utilizzando naturalmente l'autoload per velocizzare un attimino i lavori qua. Allora lo scarico, mi sa che è dall'altra parte. Yo. Lato scarico destra, ecco qua, vediamo un po'. Ah, questo c'è pure il lato di scarico. Oh, che com'è? Aspettate un momento, si deve attivare. Oh mamma mia, oh mamma mia. Allora, house, ya. Yeah. Questo pano, pano, ma si deve attivare? Può essere mai. Mettiamo scarico indietro, vediamo un po'. Allora, disattivare il carico automatico B. Ah, ecco, vedi? Si deve attivare qua. Ecco qua, allora in arrivo immagazzinamento pane, ecco qua. Allora attiva. Ah, deve essere attivato pure. Ah, hai capito. Vediamo un po' se carica. Oh mamma. Allora, questo accende i fari. Ah, ok, allora mi sa che ci dobbiamo scaricare tramite with the current loans. Oppla.
No problem. Opla. Nick, chi è Nick? Come non lo conoscete Nick? Andate a seguire il suo canale se non lo conoscete. È impossibile ragazzi, è impossibile che non lo conoscete. Andate a seguire il suo canale. Ehi, ma che non se le... Ah, perché devo non andare qua. Mi sa che forse è parecchio lento a prendere i pallet qua. Oh, l'ha iniziato a prendere. Ma tu guarda. Oh, che ha fatto? L'ha fatta respawnare un'altra volta. Aspetta. Immagazzinamento. Vendita, distribuzione. Vabbè. E allora vabbè. Vabbè. È solo che questi qua li fanno respawnare, vabbè, non è un problema. Vabbè, questi sono anche più piccoli, quindi ci sta. Che quello là che ho preso prima era enorme. Era un capanno industriale, quindi ingombrava parecchio. Almeno questo è più piccolino. Vero che rispawnano, però. Dingon Brescia. Ah, devo disattivare un attimo sto Streamlabs, scusate, ma c'è questo messaggio che esce ogni tanto, che in realtà mi sono scordato di togliere. Allora, dov'è? Ecco qua. Vatta a cucca, vai. Streamlabs, ok. Opla. Quindi abbiamo, grosso modo, diciamo così, più o meno sembra le stesse cose. Se metti distribuzione spina. Ah, ok, allora mo provo un attimino come dici tu, proviamo. Tanto io non ho... Non ho punti di vendita, quindi ci sta, ok. Facciamo questa prova. Adesso pure che, cioè, effettivamente... Opla! Ah, salvo, a proposito scusami, azienda agricola, a proposito di quelle forche di cui mi hai parlato, le ho trovate. Ne ho trovate due. Una si monta su palla gommata. E un'altra mi sa che si monta, opla, si monta su caricatori frontali o cose del genere. Ok, piani. Thank you so much for your suggestion. Thank you. Infatti le ho scaricate, però devo trovare l'occasione per usarle. Devo trovare la mappa giusta. Questo è un po' più piccolino, quindi non l'ho messa ancora. Oh, nel frattempo. Oh, ha ragione però. Beh, che è arrivata a tre pallet là. E costa parecchio. Oh, grazie Morino. Non so se qualcuno ha riscattato Alisher Gargarozzo comunque.
Il carrellozzo, ragazzi. È il carrello. Ragazzi, il mio consiglio per chi fa streaming, ovviamente, è di sorseggiare poco prima di andare in live per idratare la bocca, per evitare il famoso effetto schiocco. Questo che risulta fastidioso. Infatti io proprio per questo sorseggio molto spesso, proprio per evitare di avere il palato secco. Può risultare, ho detto, fastidioso, e soprattutto io che effetto anche registrazioni audio, ecco, mi è quasi venuto lo schiocco. Vi assicuro che dà dei picchi incredibili. Oh via, Moreno c'ha praticamente ha fatto l'abbonamento con il supermercato sotto casa. E pure dal resto, ragazzi, soprattutto mo che inizia a fare caldo, ragazzi, è importante idratarsi, anche se non avete sete o giù, trincate l'acqua, perché veramente vi farà stare molto meglio. Allora, andiamo a sistemare qua, quindi mettiamo in distribuzione, quindi miele si fa attiva, distribuzione, ok, tanto anche perché giustamente non ho punti vendita, farina, immagazzinamento, storage, quindi dobbiamo fare distribuzione. No, se faccio distribuzione farina. Ah sì, quella lì. No, la voglio fare manualmente la farina. Allora facciamo, cambiamo, fai farina attiva, distribuzione, facciamo immagazzinamento, tanto là seppure mi spawnano non è un problema, che okay, tanta la farina sono 100.000 litri se non ricordo male di capienza, questi cosucci qua, quindi voglio, non sono pochi ma ne sono un bel po', consigliatissimo. Se dovessi dire li consigli, sì perché hanno un'ottima capienza e sono anche poco ingombranti, tra le altre cose. Allora, voilà. Ecco qua. Vai! Oppola! E vai! Ragazzi, c'è tanto miele. Per il momento metto tutto qui, poi dopo mi organizzo meglio. E vediamo un pochettino anche la produzione di burro, ragazzi. Un'altra produzione e un'altra mod che trovate nel mod hub ufficiale è quella che vi permette di produrre prettamente burro, e naturalmente io l'ho utilizzata nella serie sulla Zappaland e anche sull'altra mappa gemella della Zappaland, dove era la svizzera, che mi scordo sempre il nome. Vai, sì, vai Peppai, vai Peppino, vai Peppino, grande Peppino, e tu sei tu, parapà. Peppino, Peppino, Peppino. Ragazzi, Peppino ha detto che vorrebbe sentire il vostro calore, quindi accendete tutti i termosifoni e scrivete Peppino, Peppino. Vediamo se si carica, se si casa un pochettino. Peppino, Peppino. Ieri ovviamente
è arrivato Totò e Totò, voi lo sapete, Totò spende. E infatti ha fatto qualche spesuccio, ma nulla di importante, ragazzi. Oppola, vai Peppi, vai zio Peppino. Peppinillo, quelle pizze diventano tue. Eh sì, oppola. Vabbè, meno male che sono fatti di vetro antirombo. Quelle pizze diventano due. Esatto. I barattoli, questi qua, sono antiscasso. Lui già si è riempito. Oh. Ah. Voilà. I ballet. Questo ovviamente è il muletto by A proposito di ci faccio un attimo lo shootout. Allora, questi si sta riempendo, lo lasciamo là. Io faccio lo shootout perché mi sono scordato di fargliela all'inizio. Allora, lo facciamo così, faccio vedere una cosa. Caffè patacca, il caffè che spacca. Thank you, thank you. Ah, sbagliato a scrivere. Allora, vediamo se funziona. Lo fa con scoppio ritardato. Ecco qua. Eccolo qua. Qualcuno reagisce il bot, stranamente. Oh, vai Peppi, vai. Azzu, ne ha presi quello, quell'altro lì è pizzicato e lo sapevo. Facciamo così. Vai, vai, vai Peppi, vai. Non dire niente a Totò. Non dire niente a... anzi, non dire niente a Peppinillo. E chi usa andare a Peppinillo? Peppinillo. Stamattina. Oppla. Il metodo AIEA purtroppo non funziona stamattina. Oh, capparoccia, mi sa che aveva ragione chi ha detto cambia modalità, modalitation. Meno male che ci siete voi, ragazzi, altrimenti sarei andato, come si dice, dalle mie parti al manicomio. Sarete uscito pazzo. Oppla. Ragazzi, è arrivato il momento delle icone. Per chi è naturalmente un frequentatore del canale sa che arriva un momento in cui è possibile mettere in chat le icone del vostro canale ma anche del vostro streamer preferito. Mi raccomando, non mettete più di 5 icone alla volta perché poi il bot vi muta per un'ora. Quindi mi raccomando, 5 4 3 2 1, iconate. E nel frattempo noi, oppla, iconate, iconate, non si paga, non si paga, non vi preoccupate. A proposito, mi sono scordato di fare lo shootout pure al mitico Fernbus. Mannaggia miseria, smemorato. Allora,
E vi faccio vedere anche una chicca, ragazzi. Ah, ragazzi, mi sono scordato di fare un'operazione, ecco qua. Allora, arrivo subito, voglioni, eccoci qua. Scusate, allora ritorniamo un attimo a noi. La farina di mais, ma farina di mais, lo sai, non ricordo se si poteva produrre, mi pare, sulla off. Effettivamente bisognerebbe vedere, può darsi pure che esiste già la mod, chissà, ho da proporre a qualche bravo modder, se lo conoscete. Chi? Ah, ma è sul mod up ufficiale, quindi caspita, perché farina con il mais, guai, dovrei avere una trentina di migliaia di litri di mais deposito. Azzu, da provare, da provare assolutamente. Ah, quindi bisogna avvicinarsi al trigger. Allora, quello lo lasciamo là perché ovviamente devono sbucare i pallet, però forse dovrei cambiargli posizione. Vabbè, allora qua ci ho messo questo, là sui tre pallet, ma non va niente. Qua dietro abbiamo sistemato la situazione, ya, come direbbe il mitico Moreno, wunderbar, ya. Allora qua io sento che sta acceso, ma qua che ci sta? Zero. Allora, ci abbiamo lo zuccherificio, che però per il momento lascio così. Nel frattempo però raccolgo i pallet di fragole, i pallet di fragole, e ci facciamo le torte. Quella che era tappeto di fragole, e quella canzone c'ha già i suoi 10 anni, mi sa, non vorrei sbagliare. 2010, tappeto di fragole. Allora, B, oh ragazzi, che spettacolo, che spettacolo, con la sp e non con spettacolo, spettaculous. Esatto, l'anno mi pare che fosse il 2010, non vorrei sbagliare, ma mi pare che fosse proprio il 2010. Farine di mais spezzata, ah, spido, la devo andare a cercare dopo, che sta cosa è interessante, perché spezza la solita monotonia alla fine. Allora, mo mi serve un deposito per le fragolille. Lupanare cine 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 fra le sardine e le fragolozze. Allora, fragolozze, le torte non c'è un po' bisogno. Allora, mi pare fragole sta all'inizio, le fraise. No. Oh, non male, 100.000 litri, effettivamente. Oh, ci vuole una bella sciacquatina. La carica sciacquatoria va sempre bene, specialmente mo che inizia a fare calduccio. Ecco qua, ragazzi, la nostra, il nostro bel deposito di fragolille. Allora, lasciamo una bella caus. Tanto questi si possono mettere anche abbastanza vicini, ma naturalmente noi, eccoci qua. Allora, questo lo metto un po' più dietro perché altrimenti rischiamo di, ecco qua, filo di muretto qua. Oh, bella notizia, ottimo, dici, se si può sapere, ovviamente. Ah, bravo. Allora,
accendiamo ovviamente. Quindi abbiamo detto distribuzione, aspetta, però qua se metto distribuzione arriva nel panificio, quindi per il momento qua lascio immagazzinamount. Yeah. Ok, a pitch. Andiamo in retromarcia. Oh, e ho recuperato un sacco di spazio, ragazzi, perché l'area qua avanti, fino a dove arriva, fino a qui, era tutta area occupata da quel deposito enorme. Fammi attivare questi cosi qua. Ecco qua, abbiamo acceso pure i fari. Tanto paga Moreno, ragazzi. Offre Moreno, ragazzi. Una bella tortina di fragole qua. Audrey Guerre. Allora, vediamo un attimo una cosa. Allora, attivare il caricamento automatico. Scarica qui e vediamo un po'. Cacchio. Allora, scarica qui. Che cosa significa? Ah, ok, aspetta. Scarico. Ah, avete capito mo che significa scarico? Ecco. Mo ho capito. Ecco qua, posteriore. Quindi se io faccio così, ecco qua. Oh. Ah, questo non ci ho proprio fatto caso, vedete? Quando uno è distratto è così. Allora, attiva il caricamento automatico. Può darsi che quando ci arrivi vicino. Opla, ottimo. E fino a poco fa non ha... Fammi vedere un attimo, l'ultima volta che ha scritto quanto tempo è passato. Let me see. Sono... circa 10 minuti che non scrive più Moreno, credo, No, spesso. 10 minuti più o meno. Moreno, tu ci sei in chat? Dassi che c'è un problema. Allora, ma fammi staccare queste cinque qua. Vabbè, nel frattempo io lascio sto coso qua. E fraulella. Riesci a leggere Dennis in chat? Mi dice che c'ha problemi a leggerti. FB Moreno? Avanti e indietro. Avanti. Quindi questo il trigger ce l'ha proprio sotto sotto. No, non ce l'ha sotto sotto il cancellozzo, ma. Ok. Dai. Quindi dal carrello diventa complicatuccio. Ecco, ora sta iniziando a caricare per bene. Beh, un volendo però, ragazzi, tutto sommato ci sta. No, che ha fatto? Aspetta un secondo. Disattivare il carico automatico. Non c'è miseria. No. Avevo ancora attivato. Ah.
Dai, è arrivato Morino, ragazzi. Oh, vai, vai, vai. Vai, capo. Vai, vai, quando si andò a bot film. Mi sono ribaltisce. Su, dai. Avanti e indietro. Dai la cera, togli la cera. Quindi adesso se io facessi una bella cosa, il trigger è un po' strettino però, ma non è un problema. E qual è un problema? Allora stacchiamo un attimo ste cinghie qua. Che ha fatto? Qui. Ecco qua. Vai, utilizziamo il vecchio metodo. Ha scritto ma... Moreno, vedi che dovresti avere un messaggio su FB HI. Azzu. Alla fascia del bicarbonato di sodio. Tecciù, tecciù. Oh, quindi stasera anche nella tua farma arriverà Totò? Ovvia, ci siamo quasi, eh? Abbiamo capito che i pallet qua dei fragolines vanno scarication singolarmente, quindi la prossima volta ci mettiamo più lontano. Dennis, prova, visto che tu non riesci a vedere Morino, vedi se per caso, per errore, lo hai limitato oppure lo hai bloccato. Vedi un po', perché a volte quando non riesci a visualizzare una persona è perché o è stata limitata e quindi ha fatto ignora o qualcosa del genere, se per errore. Dai un occhiatino, perché può darsi pure che la situation è questa. E io e Moreno mi ha scritto, gli ho scritto una cosa e mi ha scritto, vedi se per caso tu lo hai limitato. Perché Moreno, se non ho capito male, lui ti vede. Ah, ok, no, lui dice, lo so che è in messaggi, ma intende dire che non ti legge in chat. Se non ho capito male, Dennis. E quindi lui non riesce a vederti in chat. E questo diceva lui. Nel dubbio Cibuddha. Ah, a proposito di Cibuddha, saluto tutti gli amici pugliesi, in particolare
il nostro amico Cirillo, 1974. Lu Cirillo, Lu compare Cirillo. Gli facciamo lo shootout, naturalmente vi invito a seguirlo. Cirillo 1974. Mi raccomando, seguitelo perché lui ha una chicca, un suo asso nella manica, che è quello lì della mitica trombetta. Ragazzi, quando entrate nella sua live, chiedetegli di fare una bella suonata di trombetta portafortuna. Oh, via. Buon. Ok. Allora, questo mo lo andiamo a mettere un attimino a posto. A posto. A posto, ma a posto, fra. Ma frate a chi? Frate a me. Oh. Allora. Vediamo un attimo una cosa. Moreno, se non ricordo male, ti vede in chat. Allora, ma il push qua come lo devo mettere? Ragazzi, qualcuno si ricorda il verso nel quale... Vabbè, mo sposto io un ballet e vediamo se sbucherà quella. Ok, grazie Morino, grazie per essere passato in live. Non so se lo leggi, ti saluta Dennis, il mitico Morino. Allora, ecco qua, Dirt 4, azzo. Oh, allora, beh, giustamente noi facciamo una cosa. Azzo, qua mi è rimasta ancora un pallet. Vabbè, questo lo carico direttamente nel forno, eh. Ma sì. Adesso carichiamo i pallet di zucchero e vediamo qual è l'ordine di apparizione, così andiamo a mettere il pushy pushy controvento. Il comando mod ti serve per scaricare le mod per, da PC, per partecipare alle live, in effetti. Allora, B. Ok, vediamo un po'. Disattiviamo questo. Ti esce tutta una lista di... Ecco qua. Io mi sono distratto e non ho visto l'ordine con il quale sono apparse. Vabbè, non è un problema. Ci mettiamo qua. Ok, ho capito l'ordine. Il pushy pushy qual è? Ok, quindi pushy pushy a quanto pare deve andare in questo verso qua. Ok. E infatti, quindi spinge dalla nostra sinistra verso destra. Ok. Vi consiglio di utilizzare questo metodo perché così quando il meccanismo ritorna nella sua posizione naturale, no, ci pone qua, quindi da destra verso sinistra, scusate, perché man mano che si allontana la spalla rispawnano i pallet davanti e non indietro, cioè non nella direzione di rientro ma nella zona che si lascia libera. Ok, qua ovviamente ci sta un sacco di zucchero da scaricare perché l'ultima volta abbiamo fatto una bella cosa. Allora,
mi pare. Ora mi devo ricordare un attimino. Pushy Pushy Produzioni, Non Frutteti, Decorazioni, ecco altro, ecco qua. Ecco qua. Ecco qua, lo mettiamo così in modo tale che quando ora facciamo un esperimento, ovviamente. Allora, vediamo un attimino se si comporta bene. Vai. Pushy Pushy. No, ho sbagliato, vedete? Ho sbagliato. Quindi il verso non è corretto, quindi devo assolutamente. Esatto, infatti si è visto. Quindi il verso è al contrario, come ho detto io. Quindi da sinistra a destra. Ok. Allora, vediamo se mi ricordo. Decorazioni. Quindi Pushy Pushy da sinistra a destra, ecco qua. Al contrario. Pushy Pushy Bao Bao. Come dice il mitico Morino. Ecco qua, adesso dovrebbe funzionare correttamente. Dimmi che non ho sbagliato verso. Dimmi che non ho sbagliato verso. Incrociamo le dita, vediamo un po', ragazzi. Però è andato un po' troppo lontano. Vabbè, ok, diciamo che si può fare. Allora, ragazzi, ora ci andiamo un attimo. Oggi facciamo un po' di logistica, mi sa. Come del resto il mio nick, naturalmente. Ci andiamo a fare. Andiamo a caricare il forno qua. Oh, ragazzi, quando si è da soli l'autoload è molto 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 utile. So the autoload mod is very useful while you are playing alone. Oh, via. Andiamo a caricare il forno. Fate attenzione a non passare sui trigger questi qui, perché sono, essendo multifruit, poi andrete a depositare il tutto nelle tuzzi, nel silos. Allora, toglio questo e un po' F1. Disattivare il carico automatico, ok. Ci ha raggiunto il limite? Guarda poco strano. Allora, scarica. Allora, scarico posteriore no, mettiamo scarico a sinistra. Allora, ecco qua. Quindi premiamo il tasto I. No, ma che ha fatto? Ah, sinistra, giusto. Sbagliato, quella a destra. Specularmente. Ecco qua. Allora, andiamo avanti. Quindi anche lo zucchero. Ah, se le sta prendendo. Andiamo a recuperare quell'altra. Là mi sa che un depositino per lo zuccherino bisogna metterlo. Zucchero quando lo pagano, se lo volessi vendere, vediamo un po'. Allora, zucchero, 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 zucchero. Eccolo qua. Allora, forno Fournil Duchamp, però è il mio, quindi non va. Industrial Bakery. Ah, Fournil Duchamp qual è?
1546, Ayuni. Mostra. Dov'è? Dimmi che non è il mio. Ok. Ok, andiamo a fare un po' di Everons, ragazzi. Andiamo a recuperare qualche soldino, perché penso che qua abbiamo caricato il forno là. E visto che mi trovo, visto che ci troviamo, andiamo a vedere un attimino se ci sono pallet di burro da recuperare, perché l'ultima volta che sono andato al caseificio è passato un bel po' di tempo. Qua dovrebbe anche piovermi fra poco, come dice il meteo qua. Juan Bonjour, quello si chiama Giovanni, ma in realtà è di origine napoletana, si fa chiamare Juan. Lo chiamano Juan Caquitar. Ecco qua, andiamo a recuperare un po' di Everons. Vai vai, 1000, quanto? Ui, già fatto. Guagliuni, non è possibile. E dai, è pieno. Tu dici che già sei riempito? Guarda la miseria. E quanti litri si pia? E i prodotti venduti? Fammi vedere un attimo una cosa. Allora, attivare il caricamento, proviamo a fare così, B, ok, disattiva, poi scarico lato destro, no, abbiamo detto sinistro, vediamo un po' se scarica, non... e allora sì, yeah. Ha ragione, mi dice 0 Everons. Veloce, vabbè ragazzi, effettivamente è così, abbiamo raggiunto il limite massimo. Oh, cazzo, stavo andando da solo, mamma mia. Grazie azienda, scusami, ti ho letto soltanto uno qua, sera un pochettino impegnatoschi. Allora, naturalmente, per chi non avesse trovati tutti i collezionabili su questa mappa, ecco, già ce n'è uno qua, quindi non vi potete sbagliare. Adesso facciamo un salto a caseificio, che si trova proprio qua vicino, e vediamo un attimino come siamo messi a burro. Di uova mi pare che non stiamo messi proprio male, eh? Un pallettino pare che l'ha fatto. Per un'altra spesa che devo fare sicuramente sarà il pollaio. Guagliuni, allora mo carichiamo tutto, poi ok, andiamo al... allora adesso passiamo per il forno, quello in farm, e scarichiamo quello che possiamo scaricare là, e poi il resto lo andiamo a portare. Solo formaggio. Allora io in realtà per il momento vorrei, ecco, come stai facendo tu, siccome ho trovato una mod che mi fa produrre solo burro, allora appena avrò l'opportunità ehm
acquisterò il burrifice, chiamiamolo così, e qui ovviamente, come fai tu, questo qui della mappa invece gli farò produrre prettamente formaggio, eh? Quindi diciamo che siamo in fase di organizzazione. Allora, scarichiamo due bangali di burro qua su, scarso due bangali. Oh, il burro lo sta prendendo. Zucchero? Zucchero no. Allora, facciamo il famoso trucchetto. Vediamo se funziona. Allora, facciamo così. Andiamo al Jardin des Fermiers, vediamo un po'. Le Jardin des Fermiers, andiamo a vendere quest'altro poco. 1542. Non ci ferma nessuno, aiuti. Ci andiamo a fare un altro po' di Everons. Io la ho fare il coccotone. Là sì. Là sì. Anche nelle serie. Nella serie di Miticaccio pure. Ci ha fatto un sacco di soldi con gli abiti. Pure Nick. Vale 400.000 euro di abiti. Ha fatto una vendita incredibile. Le Jardin du Fermier. Et voilà. Le Jardin. Il giardino del fattore. O del farmer. O sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, bene nutrato. Io, e copparregge, copparregge, e simuleto, quando guida ce fa caputta. Dai, sarraggi, eh sì, infatti ho visto pure io la fabbrica della carta. Ora non ricordo se l'ho visto nel mod hub ufficiale o in un mod hub esterno, che ogni giorno più o meno vado a vedere un attimino le novità, e quindi, però ho visto la fabbrica della carta, che mi pare che ci vuole il cippato, se non ricordo male, cippaten, der cippaten, ja. Ah, e allora, oh, lo zucchero. Gli abiti sì, a quanto pare sì, a quanto pare paga bene. Un coppa scatolette, esatto, anche bravo. Il periodo, bisogna aspettare anche il periodo giusto per fare le operazioni. This is true, we have to wait until the wearing a farm will pay us quite much money. Eh sì, però io per esempio ho sempre consigliato di iniziare ad acquistare il mulino, queste cose qua. Ragazzi, abbiamo recuperato 22, quasi 23.000 Everons. Buono, ottimo. Non l'ha presi fun, vendi di là e vendi di qua, 50.000 Everons più o meno. Buono ragazzi. Bravo Peppino, bravo. Peppino ha avuto una geniale idea. Gaspari, grazie ancora a te per la compagnia. Ti auguro una buona continuazione di giornata, una buona carica pappatoria. E fa bravo, mi raccomando zio, eh. Ciao Gaspari, grazie ancora per la compagnia. Io devo una macchina con assi di 60.000 al giorno, mamma mia!
A proposito di assi, mi ha fatto ricordare che devo poi più in là devo anche valutare di fare una piccola pinetina. La pinet. Grazie a te, Gaspari. Grazie a te per la compagnia. E mi raccomando, azienda, una bella live, perché dobbiamo vedere un pochettino tutti quanti i piani qua quando si mette all'opera. E devi sapere che i piani è un professionista nell'ambito dell'agricoltura. E infatti ok, l'omonima, sta dicendo l'omonima azienda, il mitico Salvo. Ah, è vero, quello sta nel gruppo Zappinius, De Zappibus. Oh, è ancora un po' vuoto questa parte alta, quindi bisogna vedere un attimino cosa mettere qua. Ah, ok. Ah, è ditta qua. Sì, sì. Ya, ya. Io mi ricordo. Ditta qua. Oh, qua è finito tutto il package. Una cosa che mo che sto pensando, ma devo scaricare sicuramente il granaio. Allora qua ci sta, ma dove sta? Perché questo non procura, non fa compra. Allora questo ci sta, ma dice che è poco. Ah, immagazzinato, ok. Quindi mo dovrei venire a scaricare qua. Vediamo un po'. Allora, DJ Sassi. Ah, ok, quindi questo è vuoto adesso. Il silos mi pare di aver conservato un po' di cus. Allora, barbabietole 13.000, ecco qua. Andiamo a rifornire un'altra volta la nostra fabbrichetta. I piani coast, dopo la east coast la ai piani coast. Bello, immaginate una bella località di mare, no? I piani coast. Wow, immagino un bel film in stile. Ora vi dirò il titolo di un film che vi farà dire wow, in tipo Baywatch. I piani coast. Vediamo se lo troviamo. Ecco qua, 24.500. Azz. Qua ci sta il ben di Dio qua dentro, ragazzi. La spidrina. Vai. Mi ero proprio dimenticato. Anzi, questo lo mando qua. Giusto. Così mi produce anche il liquame e i sassi. Così io poi li riconverto. Ecco qua.
Vediamo un attimo una cosa, come siamo messi. Allora, Barbabietole ci sta. Ecco, noi andremo a recuperare sia le barbabietole tagliuzzate, ma anche i liquami, ragazzi. E questo, insieme ai sassi, mi permetteranno anche di creare altre cose. Quindi i liquami poi vedremo più avanti. Vi farò vedere una cosa. Allora, farina. Allora, questo si potrebbe anche disattivare. Storage, lo spegniamo. Pane, lo disattiviamo, non ci serve, altrimenti paghiamo solo inutilmente le cose. Allora, qua serve calceviva, poi serve barbabietole e erba, e facciamo 100 litri di mangime. Ecco qua, ragazzi, ci abbiamo già il tutto fatto, vedete? Quindi andiamo a produrre, anche senza volerlo, anche se in piccole quantità, andremo a produrre del mangime minerale, e qui risparmiamo tanti soldini. Ok, allora adesso devo recuperare parte di questa cosa e iniziamo a caricare naturalmente il silos. Questo qua lo svuotiamo e carichiamo il deposito della fabbrica dello zucchero. Ecco qua, 24.500. Oh, belline. Quel macchinario è ottimo perché vi produce anche le pietre, e naturalmente se ci avete il macchinario per produrre calce viva, ve la producete quasi a gratis. Ho sbagliato l'ingresso. Ecco qua. E la parte restante la iniziamo a depositare nella fabbrichetta del mangime minerale. E quindi andiamo a risparmiare un bel po' di soldini, ragazzi. Quella mod, non so se ve l'ho fatta già vedere, ve la faccio rivedere. È questa qui. No, non è questa, scusate. Questa qui però ovviamente è solo per PC. E la trovate nell'elenco delle mod digitando il comando punto esclamativo mod, e vi uscirà anche questa fabbrichetta qua per produrre il mangime minerale. Ok, iniziamo a caricare un po' la produzione là, visto che ci sta. Ci servono le pietre pure, ovviamente, e quindi noi andiamo a recuperare un po' di... Allora, barbabietole, ecco, 6.000, giusto per iniziare, perché tanto mi diceva che con 40 mi produce 40 più 20 di calcevio produce 100 litri di mangime minerale, e il mixer che ho lì mi pare che il pieno è giusto 1000 litri, quindi diciamo che questo qui, eccolo qua, ci vanno giusto 1000 litri se non ricordo male. Diamo un'occhiata, mi pare proprio il pieno è 1000 litri, no, vediamo, mangime, sì, 1000 litri, quindi ragazzi ovviamente avremo anche una buona autonomia, ecco, quindi durante l'arco dell'anno non ci servirà un granché, ma nel dubbio noi conserviamo, produciamo, perché se ci scordiamo almeno ci abbiamo sempre dove. Ecco qua. Quindi mo ci serve, mi pare, calceviva. Vedremo anche le proporzioni. Vediamo un attimo quanti litri.
Allora, 6.000, quindi saranno circa 50.000 litri di pieno qua. Ok, quindi mo ci serve calceviva ed erba. Mi sa che qua devo modificare un po' il terreno, che ci si muove in maniera poco agevole. Quindi uomo serve, abbiamo detto, calceviva, ok. Cercherò ovviamente di non prenderne tantissimo, perché mi serve più che altro, mi servirà per lavorare sui campi ovviamente. Allora, calceviva, facciamo 5.000. Ecco qua. Fatto sta messa maluccio, sta ingresso qua. Opla. Allora, raddrizziamoci un po'. Ecco qua, calceviva, ma ci manca solo l'erba. L'Everest, l'Evera, ecco qua. Un po' d'erbetta e quasi quasi iniziamo anche a produrre un po' di cose qua. L'erbetta noi ce l'abbiamo a gratis, quindi quanto costerebbe un po' d'erbetta? Oh, 1000 litri di erba, 45 everons, ma sì. Ecco qua, abbiamo messo anche in produzione, anzi ricompriamone un altro po', che qua mi sa che vai Peppino, vai, ecco qua. E abbiamo risparmiato sicuramente un po' di... risparmieremo un bel po' di soldini naturalmente, perché così è un po' asparagno. Qui abbiamo messo il fermentatore e ovviamente qua ci vorrebbe anche l'impianto per asciugare, quindi dryer. Allora, quasi quasi lo metterei qua vicino. E naturalmente questo lo trovate nel mod hub ufficiale, questa cosa qua. Allora, vediamo se mi ricordo. Produzione. Eccolo qua. Vediamo se ci va da qualche altra parte, però. Oh, potrei metterlo qua, potrei metterlo. Oppure è un po' qua, potrebbe dar fastidio. Non modificare nulla. Abbiamo anche installato l'impianto per convertire l'erba in fieno. E ragazzi, è così. Accendiamo tutto.
in, vabbè, questo in non c'è bisogno. Vabbè. Ok. Beh, ci voleva ovviamente l'erba. Ce lo possiamo anche tagliare, quasi quasi, visto che ci troviamo qua giù, ma ci troviamo anche. Tu non conosci a Totò allora. È quello che spende di più. Oh, tutto sommato diciamo che è gradevole anche da vedersi. Non sono un artista, questo è ovvio, però. Ma qua ci... Ecco qua. Ci facciamo una tagliatina di erbetta, quel filo d'erba che ci sta. Così ci risparmiamo pure il... Però se, ma qua mi manca il ranghinatore, o sbaglio? Qua mi manca il ranghinatore. Oh cacchio. Oh cacchio. Ma... il ranghinatore che fine ha fatto? Va bene. Ah, qua c'è una paglia. Allora, control X. Facciamo il primo taglio d'erbetta qua. Control V. E control B. Non ho passato tutto. Caricamento, eccolo qua, Z, ok. Mi sa che non accetta le balle, non vorrei sbagliare. Ma va bene così, noi lo buttiamo in qualche parte e poi troviamo il sistema per trovare gli Everons. Oh, qua già c'è una balla da 2000 litros. Bella e pronto. Ci abbiamo la forca, speriamo solo che... già creato una balla di bike e di Airbus. Airbus. Ecco qua. Alla fine però l'investimento ne è valsa la pena, ragazzi, perché comunque a lungo andare il fieno noi lo possiamo convertire direttamente al macchinario. Il mangime minerale, quello costicchia e ce lo facciamo da noi. È vero che ci vuole la calce viva, ma la calce viva noi ce la facciamo a gratis con l'impianto per produrre le polpe di barbabietole, quindi alla fine noi andremo a pagare semplicemente i consumi, ecco, ma prezzi esorbitanti. Questo 9 Saga Chip. Il primo taglietto di erbetta qua abbiamo fatto oggi. Opa. Noi ci facciamo un giretto, ma penso che qua c'è poco da tagliare. Allora, pompa B,
Ctrl X, no, Ctrl X, scusi, Ctrl V. Ecco qua, andiamo a tagliare l'erbetta dall'altra parte. La zona perimetrale del campo là, perché è parecchio tempo che non faccio manutenzione. Nicht manutenzione. Nein, nein. Keine manutenzione. E qua ci abbiamo le nostre barbabietole, ragazzi, che stanno crescendo belle forti. Oh. La prossima spesa ovviamente sarà il macchinario, quello per raccogliere le barbabietole. Allora, questo però non si può cambiare la grandezza delle balle, quindi no. Come non dicio, comos non dicios. Facciamo anche un po' di manutenzione intorno al campo, quindi alla fine. Oh, caspita, mi sono accorto di non aver seminato in quell'angoletto là, anzi piantato erba, l'erbetta a gratis. Spero solo che accetti le balle, cosa improbabile, altrimenti devo rompere le balle d'erba. Malpensanti, non si pensa. Però forse una soluzione ce l'avrei. È anche abbastanza easy, ovviamente mi servirebbe un'altra cosa, cioè c'è un'altra mod che vi permette di caricare le balle di fieno, paglia, insilate ed erba, se non mi sbaglio, in un silos come quello che abbiamo installato prima. E ovviamente il materiale che uscirà naturalmente sarà sciolto, materiale sciolto, quindi non ci sarà più la palla. 99, 100, 100. Ragazzi, chi si ricorda di La ruota della fortuna con la mitica Iva Zanicchi, ragazzi? E come si dice dalle mie parti, guaiù, tiempo belle una volta. Solo quelli là un po' più avanti con l'età si ricorderanno sicuramente della ruota della fortuna. Piccola manutenzione fatta decentemente, ma non buona, non molto buona, non buona, non good. Come diceva il mio maestro di francese, Monsieur Navo, non è bello questo, questo va bene, questo non va bene, quando doveva farmi capire i concetti da un italiano, diciamo, non proprio masticato bene il francese. Tiamo bella una volta, ragazzi. Allora, spegniamo. Io direi che possiamo anche sollevare tutto. Però non ho capito perché qua non funziona. Alt X. Ah no, è Ctrl X, ecco qua. Quindi il tasto corretto è Ctrl. Esattamente.
Allora, questo quasi quasi lo lascerei. No, vabbè, portiamolo di là. Speriamo solo che accetti le balle di Arbetta. Ragazzi, voi cosa dite? Accetterà le balle d'erba l'essiccatore oppure no? Apriamo il sondaggio. C'è qualche moderatore che può aprire il sondaggio? Ma ci penso io. Allora, ah, ecco le ranghinature. Ho preso quello proprio economico, economico, scendo, scendo. Ah, qua abbiamo un sacco di paglia qua. Che ha fatto? Ecco qua. Allora, dovevo prendere la forca adesso, quindi devo modificare il mezzo, ovviamente. Ecco qua. Allora, per montare il supporto per il caricatore frontale va modificato questo mezzo, ovviamente, altrimenti con questo ovviamente è una mod. Dove l'ho messo l'officina? Ah, mi sono scordato di rimettere l'officina. Oh yes, oh yes. Anzi, è tuts e tuts, che mi sono proprio dimenticato di oh yes, oh yes. Bravo Mr. Toy, mi hai ricordato del motto. Allora, vediamo un attimino però cosa ci abbiamo a disposizione. Allora, caricatore frontale marca, qual era? Mi ho detto Hoyer, ok. Allora, configura, quindi dobbiamo fare front attacher, questo qua, e poi no, non è questo, ecco qua, adesso dovrebbe uscire, e infatti deve essere libero davanti, ovviamente, perché altrimenti non funzionisce. Ecco qua, 16.000, ma 16.000 forse non le abbiamo raccolte, ma penso che 8.000, 4 ballette dovremmo averle già fatte, quindi dovremo un attimino riuscire a caricare. Ma dobbiamo vedere se accetta le balle, ragazzi, quindi è tutto da vedere, altrimenti le mettiamo nel cassone, la rompiamo e tuzzo e tuzzo, oh yes, oh yes, e vediamo. Ui, guerriera carissima, buongiornation. La nostra giocatrice professionista di Fortnite, ragazzi. Mi raccomando, se siete appassionati di Fortnite, vi invito vivamente ad andare a seguire il canale della nostra guerriera. E tuz, oh yes, oh yes. Il nostro motto porta fortuna. E tuz, oh yes, oh yes. E vediamo mo se siamo fortunati. Cara guerriera, oggi abbiamo fatto un po' di spese. Ho sostituito Peppino ha sostituito i vecchi depositi di merce con quello grosso, con quelli piccolini. Boh, ti faccio vedere, vediamo un po' se questa l'accetta, ma mi sa proprio di no. Infatti non accetta. Nine. Eh sì, di altissimo livello. Allora, ma dobbiamo vedere se riesco a rompere le balle. Mi dissocio. Nel senso di rendere spicciole quelle di erba. Vediamo un po'. Allora, F1. Non ce le fa tagliare? Allora, troppo pesante, vabbè. Non ce le fa tagliare. Ah, e mo come facciamo?
molto semplici. Molto semplici. Questa la lasciamo là e andiamo ad acquistare, anzi, noleggiamo il carro miscelatore. Ragazzi, ora raccogliamo prima tutte le balle e poi dopo. Anzi, quasi quasi pigliano un carro miscelatore. Ma sì, ragazzi, carro miscelatore. Ragazzi, è così. Bisogna trovare la soluzione. Quindi abbiamo visto che la mod non accetta materiale legato, quindi prettamente sciolto. E forse avrei fatto meglio a pigliare il cassone da carico. Vabbè. Allora, pigliamolo pure più piccolino, che tanto. 11.000, pigliamo uno più economico, non ci sta. 36, questo no. Ok, quindi che se costa? 29,5. Vediamo però questo che fa. Ok, fi erba insilata. Ah, ma quella è erba però. È un bel pasticcio, un bel problema. Vabbè, ragazzi. Una soluzione la troveremo. Quando liberiamo i fianchi del terreno qua, e facciamo un tentativo, che l'erbetta mi sa che non l'accetta. Leva. Una volta, non so se vi ricordate, sul 19 c'era una mod che permetteva di spacchettare, diciamo, di rompere le balle. Era una specie di non so come definirla, una specie di, anzi forse la soluzione mi sa che l'ho trovata, anche se è temporanea. Anzi, forse potrebbe essere proprio la soluzione giusta, ragazzi. La mettiamo e poi la togliamo. Dicevo, era una mod che si caricava una balla all'interno di questa cosa, e poi c'aveva una specie di braccio tipo betoniera, quelli lì per il cemento, che praticamente questo lo prende, non lo accetta, tipo betoniera, che da una parte poi usciva il prodotto bello sfaldato. È sempre lo stesso tratturiello, sempre lo stesso. It's the same one. Allora, salva innanzitutto. It's the only one. Allora, a mali estremi, estremi rimedi. Allora, vi faccio vedere un trucchetto. Allora, produzione, vediamo se lo trovo qua. Non è questo. Vediamo un po' se è questo. No, non è questo. No, allora. Vediamo anima. Edifici? No. Silos, abbiamo detto che non è un silos. No. Ampliamento 9. Questo no. Attrezzi, mo esco pazzo. Allora, dovrebbe uscire un'icona. Vediamo un po'. Può darsi che non l'ho proprio caricato qua. È tipo questo però. Allora, vediamo un po'. Serre non penso. Animali. Altro? No. Api, nisht, mucche, nine. Dove sta? Mi sa che mi sono scordato di caricarlo. Mi sono scordato.
Eh sì, ma allora facciamo una cosa, ragazzi, tagliamo la testa a toro, acquistiamo l'erbetta direttamente al nostro, dal nostro cosuccio qua, direttamente al silos di fiducia, e queste qua poi me le spacchetto, troverò una soluzione. Devo caricare quella mod là, però una cosa veloce. Allora, quindi mo devo prendere il coso qua, il rimorchen, e andiamo anche ad acquistare l'erbetta qua, se ce la fa comprarmo. Vediamo un po' le nostre calinozze crescono naturalmente. Vediamo se c'è un po' di erba qua. Ah, qua ovviamente ci sta. Tonno? Allora, vediamo un po'. Erba Everons. Ne troviamo? Semi, azione mista, foraggio, culo, no. Cipolla, insilata. Erba, ecco qua, vai. Oh, mi sa che ha sciolto pure la balla. Anthony, benvenuto nel canale, grazie per il follow della volta scorsa. La domenica mattina dalle 10 alle 12 sono in live in crossplay sulla Zappaland. Solitamente invece dal martedì al sabato sono prettamente in modalità PC. Fammi andare più avanti qua. Oh, siamo riusciti a fondere le balle di erba, ragazzi, ottimo ed abbondante. L'abbiamo disciolto, anzi, allora pure recuperiamo quelle altre là, le mettiamo nel cassone, eccole là. Allora andiamo sull'altro gambetto. Lo so, ragazzi, che ovviamente non è proprio real life, però diciamo che i mezzi ci sono la situazione si è presentata e noi abbiamo dovuto per forza di cose risolvere il problema. Ma esiste una mod per convertire le balle in materia sciolta. Quando è rientrato, vediamo. Tanto non si è perso un granché di discorso. Avvisaci, vediera, quando ritorni in Lives. E tuzze, oh yes. All right. Arrabbiate una bella sprite. Voilà. Opla, ha fatto pure un bel palliccio. Ok, mo rabbocchiamo. In tutto questo, però, appena la nostra guerriera rientra, riprende il discorso. Guerriera, aspettiamo che rientri. Comunque, problema risolto, ragazzi. Se dovete... Ah, eccola qua, è ritornata. Ho dovuto fare un piccolo palleggio qua perché mi sono trovato con la situazione un po' così. Quindi, ragazzi, se vi trovate con una balla di nel cassone, voi andate in questi, sotto questi silos che vi acquistano il materiale, e come per magia si sciolgono. Vi faccio vedere. Oh, là, credo, dovrebbe essersi sciolto. Oh, 6 e 6 12, 1200, non male, non male.
come si chiama questo giochino, Morino? Ah, c'è altro le balle là, ma ve le lasciamo là per il momento. Ah, fammi mettere qua avanti, altrimenti mi fa il twerk, il cassone, inizia a twerkare. Ah, Dirt 4, quello che ho visto quando ho fatto lo shootout. Come siamo messi? Allora, 35, oh, mamma mia, qua c'è un'infinità. Ammazza, me. Fammi attivare intanto questo. Cioè, questo praticamente il rapporto di materiali in entrata, materiali in uscita, il rapporto è 1 a 1. Buono. Solo che questo è 35.000 e sta all'1%, cioè quasi carichi milioni e milioni di litri di cus. Mangime naturale attiva, ovviamente. E salviamo anche la partita perché siamo a un punto decente. E allora, visto che ho fatto così, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, ragazzi. Carichiamo queste ultime due balle. Ovviamente tutto questo perché mi sono scordato di caricare la mod, quella che converte i materiali quelli lì imballati in materiali sciolti, che mi pare che funziona anche per il cotone, se non erro, però il cotone penso che non lo rilascia liquido, ma sicuramente non so, da vedere. Mentre invece gli altri materiali, paglia, erba, fieno, penso che li rilascia liquidi tranquillamente, il materiale sciolto. Opla, vai. Opla, ecco qua, abbiamo scoperto anche come sciogliere le balle dal cassone. E voilà. E quando arriva zio Tab non ci sono problemi. Il problema è che te togli i grigi problemi. Ah, se ci fosse stato Peppinillo, cosa avrebbe detto? Niente. Arriva. Caspita, la. No! La. Non dirmi che l'ha presa. L'ha preso il Silos. No, voglio incredibile. No! Ma voi avete capito? Il Silos ha sciolto. Caspiterina, ragazzi. Queste. È una big news, guaiuni, me, ragazzi, ottimo. Se avete problemi, ecco, anche voi su console, perché quel Silos e Multifruit mi pare che sta anche per console, avete risolto il problema. Zio Tab, senza volerlo, vi ha dato la soluzione. Le passate sul trigger del Silos e convertite il materiale da balle in materiale sciolto. OLP2 ha effettuato un raid. 6 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, OLP2, ragazzi, ci è venuto a trovare. Buongiorno a tutti. Benvenuti nel canale. OLP2, che mi ricorda molto il nome di un artista. Buongiorno a te e ben ritornato, carissimo. Come stai? Faccio qualche gaffo. È un enorme piacere averti qui in Lives. In questo momento con noi c'è, dovrebbe esserci la nostra guerriera, il Morenoschi nazionale. Poi c'è chi c'è? Che altro c'è in chat, ragazzi? Palesatevi. Non vi preoccupate che non si paga, ragazzi. Così c'è la nostra guerriera, ragazzi, comunque, che mi invita a seguire, ovviamente scambiatevi un follow di pace. Benvenuti a tutti, ragazzi,
Stavo risolvendo un piccolo problema che si era posto poco fa, e cioè quello di convertire le balle fasciate in materiale sciolto. All'inizio ho acquistato sotto il silos di vendita lo stesso materiale, ma poi mi sono accorto che con il silos multifruit, quello lì che voi trovate sul mod hub, questo qui mi ha sciolto la balla e me l'ha resa liquida, ragazzi, me l'ha resa liquida. E quindi, ragazzi, se vi trovate in una situazione del genere e avete due balle di fieno incisellate eccetera eccetera nel cassone, passate sul trigger del silos che lui automaticamente se le magna e poi naturalmente ve le riconverte. Ok, Mr. Tovi, grazie ancora a te naturalmente per la compagnia, poi ci becchiamo. Thank you so much. So if you are in trouble and you have some bills inside your cap, you have to pass on the trigger of your multi fruit silos and you will solve your problem. So that's the solution I found. And you can find this kind of silos in the modab, official modab. Allora, questo però per il momento mi sa che non ha prodotto niente. Vediamo se ho attivato il trigger. Quasi sicuramente no. Vediamo. Barbabietola. Attiva. E beh, giustamente. E ovviamente questo impianto qua produce anche il liquame. E quindi liquame e sassi, per cui si può utilizzare anche per si può utilizzare anche per creare calce viva, queste cose qua. E quindi diciamo che molto in economia, ovviamente, riusciamo a mandare avanti la farm. Vi faccio vedere anche la sistemazione qua, lo so che non è il massimo. Me ne rendo conto che sicuramente avete visto farm molto ma molto più belle, ma ovviamente questa è una serie molto più spartana, ecco, diciamo, è molto più semplice. Ecco, abbiamo i nostri filari di uva. Ultimamente il nostro Peppe Nillo, per chi non conoscesse la serie, ci sono tre personaggi in questa serie di farming: Totò, Peppino e Peppe Nillo. Ovviamente questi nomi ad alcuni di voi saranno noti, e sì, sono proprio loro. Totò è il grandioso principe De Curtis, in arte Totò. Peppino è proprio lui, Peppino De Filippo, la spalla del grande Totò. E poi c'è Peppe Nillo invece, che è un personaggio, il bambino di miseria e nobiltà, quello lì che dice Vincenzo me pata a me. E abbiamo inserito questi tre personaggi in questa serie in modo tale da renderla un po' diversa, per cui diciamo che Totò è quello che spende di più, Peppino è più parsimonioso però anche lui spende, e Peppe Nillo è quello, il nipote, che gli va a risolvere tutti i problemi e quindi ottimizza un po' di cose. Il trattore viene sì quelli là grossi, sì. E quindi allora vi faccio fare un tour veloce. Allora, alcune di queste mod che sto utilizzando naturalmente ve le dirò, le trovate nel mod hub. Per chi fosse interessato, gli basterà digitare il comando punto esclamativo mod e vi uscirà tutta la lista delle mod con i link. Allora, questa qui è un impianto di produzione di mangime minerale. Noi infatti abbiamo già avviato la produzione
e con Calceviva, polpe di barbabietola ed erba, naturalmente a gratis, cioè gratis, spese permettendo, quindi sono 60 euro al mese, vi produrrà del mangime minerale. E naturalmente qua abbiamo, perché noi siamo, perché io sono piccolo, abbiamo il silos per la fermentazione. L'ho acceso, l'ho attivato? No. Allora, questo vabbè, poi lo dobbiamo attivare. Abbiamo il silos per fermentare l'erbetta, quindi voi la tagliate e la portate qua, la scaricate e lui poi vi produrrà l'insilato. Qui abbiamo il sistema di produzione di trazione mista, che lo trovate ovviamente nel mod hub ufficiale. Ecco qua. Poi abbiamo un'altra mod per consentirci di produrre fertilizzante solido, anche questa la trovate nel mod hub, compatibile ovviamente anche per console, tranne quella lì che è prettamente per PC. Poi abbiamo la solita stalletta. Qui abbiamo le mod, queste qui voi le avete viste sicuramente anche dal mitico Nick. Questi sono dei piccoli depositi di pallet, mi pare da 100.000 litri di capienza. Poi abbiamo il mulino per grano, quello lì sempre del gioco ovviamente, e qua abbiamo una bella mod che si tratta del panificio industriale, che trovate anche qui ovviamente nel mod hub ufficiale. Allora, però qua mi sono scordato di attivare la produzione di torte. Ecco qua. Anzi, spegniamo questo qua, è pane per il momento, no? E quindi qua abbiamo abbiamo il panificio industriale. Questo non so se è anche per console, quindi non vi so dire. Il depositino, poi qui abbiamo l'impianto per la produzione di Calceviva. Voi raccogliete le pietre, le mettete qua dentro con l'acqua ovviamente e lui produce la calce viva. Ok, poi andiamo a, qui abbiamo i depositi come quelli lì per le fragoline, qua per il miele. Fammi attivare i trigger altrimenti mi scordo. Vediamo un po', ecco qua, per il miele. Le vigne ve le ho fatte vedere, la fabbrica per lo zucchero che ultimamente ci sta tornando utile, il trigger push push, questo qua che ovviamente va messo in maniera controventata, cioè dove vi sbuca l'ultimo pallet deve essere la parte che deve ritornare indietro. E qua abbiamo l'essiccatore invece per l'erba. Qui abbiamo, questo ovviamente le trovate sempre nel mod hub ufficiale, la serra grande che la trovate nel mod hub ufficiale. Vi faccio vedere qual è. E allora, produzione serre, ecco qua, si chiama Hydroponics Greenhouse. Qui potete mettere anche soltanto l'acqua e acqua e fertilizzante, e naturalmente vi produrrà 10 volte il contenuto delle serre standard. Ed infine abbiamo l'impianto, questo qui non so se l'ho fatto vedere, vi faccio rivedere. Questo è l'impianto che crea polpe di barbabietole da zucchero e ovviamente vi produce liquame e sassi, il quale liquame
utilizzando la mod che vi ho fatto vedere prima, quella della produzione del fertilizzante, immettendo il liquame andrete a produrre naturalmente fertilizzante liquido. Oh, Ale, aspetto un momento, vediamo se risponde. Bot, eccolo lì. Simpatico il bot, eh? Si è ricordato. E quindi ragazzi, diciamo che in conclusione qui, diciamo che si cercano di ottimizzare i consumi, i costi, e quindi il pepenillo, il nostro pepenillo ci ha messo un po' a disposizione tutte queste cose qui. Poi i cambi di qua, beh, vi faccio, poi ovviamente c'ho anche gli alveari ragazzi, non solo questi, ma vi faccio vedere anche l'ingresso dall'altra parte, perché il nostro pepeniello quando fa le cose in grande stile. E allora si va qua, c'è pure l'ingresso col cancelletto e un piccolo violetto, e poi ci abbiamo le nostre belle apine a puzze aperte. Allora ragazzi, io approfitto per ringraziare tutti quanti voi per la compagnia, ringrazio Moreno, ringrazio Aiaiea, ringrazio la nostra guerriera Gasparri, Mister Tovi, ringrazio ancora a chi mi sto scordando, azienda agricola ovviamente, OLP per il ride, Gasparri per il ride, ai piani per i caffettini che ci ho offerto stamattina. Che altro mi sono scordato? Vediamo un po', risaliamo un po' la situazione. I piani l'ho salutato, azienda agricola. Dennis. Allora ragazzi, vediamo un po' chi c'è. Allora ragazzi, adesso faccio il ride all'amico Andrea Biella. È un altro bravissimo streamer che porta un po' di tutto, oggi sta portando Apex Legend. Lui normalmente porta Euro Truck Simulator 2, e chi volesse naturalmente partecipare ai suoi convogli lo può contattare in privato, insomma, gli puoi chiedere questa cosa. Allora, prepariamo il ride, sperando che sia online. Ecco qua, perfetto. E allora, per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Questo video naturalmente lo potete guardare nel mio canale YouTube, lo troverete su YouTube sabato alle 12. Vi metto anche il link nella descrizione del video, trovate tutti i miei canali social. Vi invito a passare, magari se vi piacciono i miei contenuti, a seguire il canale, insomma a darmi una mano. E naturalmente, se volete sostenere questo canale, potete farlo in diversi modi: con i bit, con le donazioni, con le sub. E a proposito delle sub, è possibile effettuare una sub con Amazon Prime, non vi costerà nulla, il rinnovo non è automatico e naturalmente non vi sarà decurtato alcun costo dalla vostra carta, e né tantomeno dal vostro account di Amazon. Mi sembra di aver detto tutto. Per chi fosse nuovo nel canale, naturalmente io tutti i giorni, dal martedì alla domenica, porto farming, martedì a sabato in multiplayer PC, e poi la domenica in crossplay, prettamente ovviamente per follower e sostenitori del canale. Detto questo, io vi ringrazio tutti, grazie mille a tutti, è stato buono, aiuto, ciao! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani.
La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.